Durante la nostra visita a Napoli c'erano alcuni luoghi che volevamo assolutamente vedere. Uno di questi erano le catacombe di San Gennaro. Per visitarle abbiamo percorso il Miglio Sacro, che è un tour che prevede di vedere le catacombe e anche altri posti, tra cui la Basilica San Severo, dove si trova il figlio velato. Attenzione, non ci stiamo riferendo a quell'altra statua velata. Questo è proprio il figlio velato, scolpito da Iago, che si trova nella Basilica di San Severo. Se poi voi volete visitare anche il Cristo velato che si trova in Cappella San Severo, chi siamo noi per fermarvi? Però è un altro tour. Mentre entriamo nelle catacombe di San Gennaro, approfittiamone per fare la conoscenza con questo santo. In realtà del Gennaro si sa poco. Dove nacque? Boh. Dove abitava? Ribò. Sappiamo solo che sul finire del III secolo fu vescovo di Benevento e partì per un lungo tour di evangelizzazione. E così il governatore della campagna Dragonzio. Sì, lo abbiamo pensato tutti, il cui nome fa rima con. Bene, Dragonzio la prese male e cercò di martirizzarlo nei soliti modi collaudati. Prima lo buttarono in pasto alle belve, ma quelle erano un po' come i nostri gatti. Che sarebbe quello, miau? Spechelannuso, questo è umano crudo. Meh, io oggi volevo il tonnetto in salsa. Come secondo tentativo di martirio, lo buttarono in una fornace. Ma lui se ne uscì che non aveva nemmeno una leggera tintarella e divenne così un santo ignifugo. A quel punto usarono un metodo collaudato e definitivo. Lo decollarono. Attenzione, non fate come noi che quando ci parlano di un santo decollato lo vediamo sempre partire in aereo. A questi poveri martiri in realtà gli tagliavano la testa. Il metodo della decollazione funzionò a meraviglia e San Gennaro morì. Il suo sangue prese la via per Napoli, ma il resto del suo corpo rimase lì e per un po' nessuno ci pensò più. Nel frattempo, a Napoli, visto che il Vesuvio brontolava, al vescovo Giovanni I venne in mente di andarsi a prendere le preziose reliquie del santo ignifugo e di portarsele a casa. Che una protezione in più di certo non poteva guastare, giusto? San Gennaro fu così risepolto in queste catacombe, che poi presero il suo nome. Le catacombe erano già una zona di sepoltura di gran moda, perché qui era stato sepolto Sant'Agrippino. Ma dopo l'arrivo di San Gennaro fecero il botto. Tra quelli che volevano essere sepolti qui e quelli che volevano vedere la tomba di San Gennaro, c'era sempre la fila alla porta. E così la voce si sparse. Ehi, sul mensile del pellegrino dicono che a Napoli c'è la tomba di San Gennaro. Impossibile! Quello lo abbiamo noi a Benevento. Satana cornuto! Ci hanno scippato il santo! Quelli di Benevento, incazzati come faine, si misero in marcia su Napoli, pronti a mettere a ferro e fuoco la città per riavere il loro santo. In realtà c'è da dire che finché il Gennaro non aveva follower, non se lo filava nessuno. Mentre adesso che era diventato la Ferragni dei Santi, tutti lo volevano. Fu così che San Gennaro lasciò le catacombe e se ne andò in villeggiatura a Benevento per un paio di secoli. Finì per alloggiare all'abbazia di Montevergine, dove però gli capitò un pessimo social media manager. Perse tutti i follower e finì nel dimenticatoio. Ma non a Napoli, mai a Napoli. Qui se lo ricordavano benissimo il loro santo. E così nel 1497 il cardinale Carafa riuscì a riportare ancora una volta le spoglie del santo in città. Però non le rimise qui nelle catacombe, ma in una cappella all'interno del Duomo. E così questo posto nel tempo
perse interesse e cadde in rovina. Fu oggetto di scavi archeologici negli anni 70, ma nonostante la sua importanza, il luogo rimase inaccessibile al pubblico. Oggi invece le catacombe sono visitabili e percorribili e noi, come vi abbiamo detto all'inizio, le abbiamo percorse con il tour del Miglio Sacro. Siamo partiti dalle catacombe e poi siamo scesi lungo tutto il rione Sanità fino ad arrivare a Porta San Gennaro, la più antica delle porte di Napoli. Tra i punti del tour che ci sono piaciuti di più c'è sicuramente la visita al presepe favoloso che si trova nella bellissima basilica di Santa Maria della Sanità. In questo caso la parola favoloso indica le favole napoletane che sono narrate dai personaggi di questo presepe. Ce ne sono davvero tantissime e siamo certi che meriterebbe una visita anche solo per poterle scoprire tutte, da quella di Mamma Sirena a quella di Maria Manilonga. Uno degli altri posti che eravamo davvero ansiosi di visitare era la Basilica di San Severo, dove si trova il figlio velato di Iago. Iago, se qualcuno non lo sapesse, è un giovane scultore italiano, poco più che trentenne, con l'ambizione di diventare il nuovo Michelangelo. Oh, v'è che vi sentiamo lì dai loggioni che state sbuffando dicendo... Oh, mo codit! E invece anche io, che sono un fan sfegatato del buon Arroti, vi dico che potrebbe riuscirci. Il figlio velato è una statua che rappresenta un bimbo senza vita coperto da un velo o da un sudario. Il parallelo col Cristo velato, la famosa statua che si trova nella Cappella San Severo, sempre qui a Napoli, è ovviamente voluto. E se pensate che questa statua sia meravigliosa, allora concedetevi anche il tempo per una visita allo Iago Museum, che si trova poco lontano da qui, nella chiesa di Sant'Aspreno ai Crociferi. Se ancora non vi abbiamo convinto ad ammirare le opere di Iago, allora aggiungiamo anche un aneddoto che ci hanno raccontato durante il Miglio Sacro. Dovete sapere che quest'opera è stata scolpita nel 2019 a New York e poi fu spedita per mare fino al porto di Napoli e da lì trasportata via terra, ovviamente, in questo luogo. Durante il trasporto dal porto, però, un incidente smussò un angolo del blocco di marmo. Tutti erano comprensibilmente un po' in ansia, perché si aspettavano che l'artista facesse fuoco e fulmini, visto che la sua opera era stata rovinata. E invece Iago non fece neanche una piega. Con tutta la calma del mondo, spiegò che le sue opere non potrebbero esistere se lui stesso non lavorasse insieme ad altri. Senza le persone che avevano trasportato la statua dal porto, essa non sarebbe mai stata esposta. Quindi l'incidente era parte del percorso unico di quell'opera. E proprio per sottolineare il sommo rispetto per il lavoro altrui, potrete vedere sul lato del blocco su cui si trova il figlio velato anche i numeri che sono stati assegnati in cava a quel pezzo di marmo. Lasciandoli visibili, Iago ci ricorda che quest'opera esiste anche grazie al lavoro delle persone che l'hanno resa possibile. Con questa filosofia non deve stupire che Iago abbia deciso di allestire il suo museo proprio nel rione Sanità di Napoli. Già, perché questo luogo negli ultimi anni sta cercando, con impegno e grande determinazione, di tornare ad essere una parte importante della città come era nei secoli passati. Durante il tour del Miglio Sacro, la guida non vi accompagnerà solo alla scoperta delle meraviglie artistiche, storiche e architettoniche che si trovano qui, ma vi racconterà anche i grandi cambiamenti che sono avvenuti in questo rione. Ci siamo chiesti se fosse il caso di inserire anche quelle vicende in questo video, ma abbiamo deciso di non farlo, perché non è la nostra storia da raccontare. Dovete sentirla narrata dalle persone che sono nate e cresciute in questo posto. E dovete vedere con i vostri occhi questo quartiere vivace e colorato che mantiene uno stretto legame con le proprie origini. Solo così potrete davvero capire i drammi che vi si sono consumati e i grandi cambiamenti che stanno avvenendo proprio sotto i nostri occhi in questi ultimi anni.
Il rione sanità di Napoli coltiva grandi sogni per il suo futuro, anche grazie alla cooperativa La Paranza, che gestisce le catacombe e questo tour, e che noi ringraziamo per l'ospitalità insuperabile. E ricordate che anche una vostra visita può aiutare le cose a cambiare in meglio. Per noi il tour del Miglio Sacro è stato davvero stupendo e per certi versi illuminante. Quindi ci sentiamo di consigliarlo col cuore a chiunque visiti Napoli. I tour normalmente si svolgono il sabato e la domenica e li potete prenotare cliccando il link qui sotto in descrizione che vi porterà direttamente alla pagina della cooperativa. Per il tour tenetevi libera almeno una mattinata intera perché dura 3 orette, è un po' lungo. Però il percorso è completamente in discesa, quindi non è particolarmente stancante. E in più i ragazzi della cooperativa che fungono da guide sono bravissimi, inserendo alcune pause per permettere a tutti di godere di questa esperienza. E anche per questa settimana è tutto. Come sempre, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, lasciateci un mi piace e se poi avete ancora tempo, date un'occhiata anche al nostro blog e ai social. Ciao!